Salve a tutti, oggi parleremo di come meglio apprezzare i vini servendoli alla giusta temperatura. Ovviamente per non stare sempre con il termometro alla mano andremo a basarci su due regole cardine, ossia regola numero 1, quando mettiamo il vino in bocca ritroviamo due componenti essenziali, quelle dure composte da acidità e tannino e quelle morbide come l'alcol e la morbidezza. Bene, sappiate che il freddo supporta le componenti dure e le temperature più elevate quelle come alcol e morbidezza. Quindi, per fare un esempio pratico, se avete una bottiglia di vino rosato semplice e dissetante da bere in estate, non esitate a servirlo piuttosto freddo, 5, 6, 7 gradi, ma se possedete una bottiglia di porto, alcol e morbidezza, beh, fate molta attenzione perché una temperatura troppo elevata o da vino rosso tradizionale potrebbe farvi non apprezzare o addirittura disprezzare questo vino esaltandone troppo l'alcol. Quindi l'ideale è al di sotto di un vino rosso, diciamo 14, 15, in qualche caso anche 16 gradi. Però nel vino ovviamente non abbiamo solo il gusto, ma abbiamo anche gli aromi, e da qui la regola numero 2: il freddo ammazza letteralmente i profumi. Ne deduciamo quindi che un vino semplice possiamo servirlo piuttosto fresco e un vino più complesso potremmo servirlo a una temperatura un po' più elevata. Per fare un esempio, un vino bianco da bere spensieratamente, tenetelo in ghiaccio. Un rosso complesso con un Barolo, un Barbaresco, oppure anche un bianco di grande prestigio, salite in temperatura, diciamo 13-14 gradi per il bianco e 16-17 gradi a volte anche per il rosso. E lo champagne? È il grande dibattito, è una categoria di vini speciali dove all'interno ritroviamo tante sottocategorie, da quelle più a buon mercato da stappare per fare baldoria, quindi da servire ghiacciate, a quelle un po' più elevate via via, fino ad arrivare a quelle complesse da lungo invecchiamento che possono essere servite anche a 12, 13, 14 gradi. Ma ricordate che lo champagne è un vino che possiede una forte freschezza, una forte acidità, e quindi anche a temperature quasi da vino rosso riesce a mantenere la sua identità, un fatto molto incredibile. Concludo però dicendo che bisogna fare molta attenzione all'ambiente che ci circonda quando apprezziamo un vino, perché bere un vino d'estate in giardino o d'inverno davanti al camino o addirittura su una pista da sci non è affatto la stessa cosa. Ne dedurrete che bere un rosso sulla pista da sci può raffreddarlo e bere magari un bianco davanti al camino può riscaldarlo. E con questo alla prossima, cin!